Ciao a tutti, sono Moreno Burattini, il curatore e il principale sceneggiatore di Zagor e sono qui per farvi vedere il nuovo Maxi Zagor che si intitola Sezione Omega. Questa è la copertina di Alessandro Piccinelli. E perché ve ne voglio parlare? Non soltanto perché naturalmente è una storia meravigliosa, un'avventura fantastica, disegnata benissimo e che vorrei che tutti la leggessero, ma perché questo numero rappresenta qualcosa di particolare. In qualche modo tagliamo un traguardo. È il numero 40, quindi per 40 volte avete trovato il Maxi Zagor in edicola. Non solo però questo è il numero 40, ma è anche il numero in qualche modo che segna i 20 anni della testata Maxi Zagor. Il primo Maxi Zagor uscì nell'estate del 2000, quindi siamo nel 2020 e sono 20 anni. Sembrano tanti, sembrano pochi, certamente non lo so, però certamente con la velocità con cui si consumano oggi le testate, le storie, le fruizioni di qualunque tipo, 20 anni sono veramente, veramente un traguardo notevolissimo. È vero che Zago ne sta festeggiare 60, e quindi al confronto dei 60 anni della testata principale, 20 sembrano pochi, ma vi assicuro che sono tanti. Sono tanti anche perché, come vedete, il Maxi Zagor molto spesso offre quasi 300 pagine di avventura e quindi esce anche 3 volte l'anno. Quindi significa che tutti gli anni, per 3 volte, noi curiamo, scriviamo, disegniamo, correggiamo, rileggiamo tante volte un albo di 300 pagine per mandarlo in edicola e consegnarvelo. Un lavoro faticoso che però vale la pena e l'abbiamo fatto per 40 volte e questo è il 40esimo. Io personalmente di questi 40 ne ho scritti 21. 21 sono più della metà sono miei e di tutti ho un bellissimo ricordo. Non starò a dire le mie storie piuttosto che quelle degli altri, però sono convinto che se un giorno curiosando andate a vedere sul sito Bonelli i titoli, le trame, quali sono le trame, gli argomenti, scoprirete che ci sono delle chicche, qualunque sia l'autore, che vale la pena se non l'avete di recuperare. L'autore invece di questo speciale sezione Omega, lo sceneggiatore, è uno scrittore che è stato prestato al fumetto, come diceva di se stesso Giovanni Luigi Bonelli, è Antonio Zamberletti, che scrive gialli, storie di spionaggio, romanzi western e che ha collaborato non soltanto con varie storie a Zagor, ma anche addirittura a Nathan Neve e a Dampier e a Tex. È quindi uno scrittore completo. La sua storia è a prova di bomba. I disegni sono di Gianni Sedioli, che è una delle colonne della nostra serie. Da qualche tempo Gianni fa le matite per le chinne di Marco Verni, per cui a volte trovate questa coppia di segni di Sedioli Verni. Qui invece lui è da solo e mostra il suo talento che non va nemmeno, su cui non ci si deve nemmeno dilungare, insomma. Quindi la storia è questa, però c'è un aneddoto che riguarda questa storia, un precedente. Il bambino che vedete qua della copertina si chiama Christopher e era già comparso nella storia di Zago, esattamente in uno speciale intitolato Christopher deve morire. Cosa aveva di speciale questo speciale? Che è stata l'ultima storia scritta da un grande sceneggiatore di fumetti, un grande personaggio, che era Lorenzo Bartoli, che morì proprio mentre usciva l'albo, lo speciale. In questa storia, che aveva un mio soggetto che Bartoli sceneggiò, compariva questo bambino dotato di poteri paranormali e nel finale questo bambino veniva affidato in adozione a una famiglia, e non, però non si sapeva che cosa ne sarebbe stato. Questi poteri si sarebbero scatenati provocando dei disastri oppure si sarebbe dimenticato di avere questi poteri. Ma soprattutto, siccome il bambino era privo di memoria e non veniva detto chi erano i suoi veri genitori, da dove veniva fuori questo Christopher, intracciato per caso nella foresta di Darkwood che vagabondava? Cosa c'era prima? Bene, questa storia è un sequel di Christopher deve morire, ma anche un prequel perché racconta com'è che il bambino è finito nella foresta e ha manifestato per la prima volta i suoi poteri paranormali. Quindi, beh, insomma, c'è da esserne in qualche modo intrigati, no? È una storia intrigante. E quindi ve lo consegno. Vi volevo approfittare dell'occasione per accennarvi al fatto che questo qui, di cui una volta abbiamo già parlato in un video, è il rapimento di Carola Plum, è il Color Zagor uscito in agosto. Bene, tra poche settimane, verso la fine di novembre, uscirà un altro Color che questa volta,
si occuperà del passato di Drunky Duck, che è uno dei personaggi cardine della saga zagoriana, il postino di Darkwood, e scopriremo come mai, chi è, come cosa non è e che cosa sta facendo insieme a Zagor in quella storia. Ultimissima cosa, il maxi che, di cui abbiamo parlato, questa sezione Omega, nel prossimo anno avremo delle novità che riguardano i maxi. Cioè stiamo preparando in occasione del sessantennale di Zagor, cioè i 60 anni che festeggeremo nel giugno del 2021, qualche cosa di speciale riguarderà i maxi del prossimo anno, ma torneremo a parlarne presto. Ciao!